Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura, come facciamo di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Intesa Toscana-Kiev, approvata in Consiglio una risoluzione del Partito Democratico. ARPAT, via libera al bilancio preventivo 2022 pluriennale 2022-2024. Migranti, Cioffo risponde a Landi sulla scelta di non aderire al decreto Cutro. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato una proposta di risoluzione del gruppo PD sul protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Regione di Kiev. L'obiettivo è quello di rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi, esprimere solidarietà al popolo ucraino e l'atto definisce un quadro di azioni per dare vita ad una collaborazione duratura sulla base di impegni e di valori condivisi. L'atto che abbiamo presentato è un atto a sostegno dei temi contenuti nell'informativa del presidente Giani, un atto fortemente voluto dal presidente del gruppo PD Vincenzo Ceccarelli e sostenuto e sottoscritto da altre colleghe e colleghi. In questo testo, oltre a evidenziare l'apprezzamento per l'iniziativa della Giunta, si mettono in evidenza anche altri due elementi. Uno, la questione legata al monitoraggio che noi auspichiamo possa avvenire di questa intesa, di questo lavoro che nascerà dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa e che noi proponiamo possa attestarsi all'interno delle attività della Commissione Politiche Europee. E poi un richiamo un auspicio che l'Europa, l'Unione Europea, possa avere sempre un peso maggiore negli sforzi per arrivare a una conclusione della guerra originata da una inaccettabile e ingiustificabile invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Questa è la posizione del gruppo di Fratelli d'Italia. A noi come Fratelli d'Italia fa piacere che la Regione Toscana abbia deciso di stipulare questo protocollo d'intesa con la Regione di Kiev. Ci fa piacere principalmente per un aspetto, per il fatto che vi sia scritto a caratteri chiari che la finalità è stabilire una collaborazione duratura con la Regione di Kiev. Cosa significa? Significa che non è un protocollo figlio dell'emergenza dovuta alla guerra, dovuta alla situazione bellica, ma è invece una volontà di riprendere quelle relazioni che storicamente la Toscana dei Medici, Firenze, hanno da sempre avuto con Kiev, con quella parte d'Europa che guardava verso est, e quindi la volontà di ricreare una collaborazione partendo da lì, una collaborazione basata su aiuti e rapporti in ambito sociale, in ambito sanitario, ma anche in ambito commerciale. Quindi ci auguriamo che quella fase post bellica, che speriamo arrivi quanto prima, possa vedere la Toscana protagonista anche da un punto di vista commerciale ed economico. La ricostruzione di un paese è un'occasione per i nostri operatori per portare in Ucraina, in questo caso nella regione di Kiev, il nostro know-how, i nostri imprenditori, i nostri investitori, è accaduta generare un guadagno, un vantaggio, un aiuto economico anche per le aziende della Toscana. L'auspicio è che tutto questo avvenga in sinergia con il governo nazionale e non in concorrenza, ma siamo sicuri che il presidente Giani saprà rapportarsi con chi di dovere a Roma. Sulla firma del protocollo esprime forti perplessità il Movimento 5 Stelle con la capogruppo Irene Galletti. Dal punto di vista politico trovo incredibile che all'interno di questo documento non venga fatto un ampio preambolo sul ruolo che la Regione Toscana può avere all'interno dell'Oblast di Kiev, ma non soltanto, per la promozione della pace e di un percorso diplomatico alla soluzione di questo conflitto che sta vedendo morte e distruzione in Ucraina, ma non soltanto, e soprattutto minaccia alle fondamenta quella che è la sicurezza, il benessere e la pace di tutta l'Europa e non soltanto. Questo è un aspetto politico che mi ha molto colpito, mentre invece soprattutto il Partito Democratico può e deve fare di più per la promozione della pace, invece che con l'invio armi come è stato invece fatto a livello nazionale. Sotto l'aspetto istituzionale,
e amministrativo, c'è da dire che è impensabile riuscire a fare cooperazione internazionale laddove non si è nemmeno inserita l'azione su Kiev all'interno della propria programmazione e soprattutto con delle risorse che sono di 440.000 euro per l'annualità 2023, che si riducono a 60.000 nel 2024, e questo non per il protocollo ma per tutte le attività internazionali. Quindi la Regione Toscana deve innanzitutto decidere se la cooperazione internazionale è ancora un argomento di suo interesse, e mi sembra di aver capito di no. In secondo luogo, per un protocollo che deve arrivare al 2025 e soprattutto in una situazione in cui gli attacchi continuano e che in 15 mesi di combattimenti hanno visto 1.000 attacchi alla sanità ucraina, io credo che non sia accettabile di poter pensare che i primi punti che sono stati previsti all'interno di questo protocollo siano lo sviluppo economico e l'imprenditorialità e i rapporti commerciali. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 di ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Ad illustrare l'atto in aula la presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis. Non sono mancate le polemiche, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche. Non va bene perché limita le prerogative dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione di incidere circa l'analisi di un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo serve perché tu mi presenti qual è la tua idea di investimenti, spese, dove vuoi spendere, dove vuoi risparmiare. Se me lo presenti a un anno e mezzo dopo che l'hai fatto, cioè mi presenti a maggio del 2023 un bilancio che prevedeva le spese del 2022, diciamo che non è corretto, quindi anche in aula non me la sono sentita di non sottolineare questo aspetto. ARPAT è un'agenzia assolutamente importante per la regione in un momento come questo, dove dovrà fare tanta vigilanza rispetto ai progetti, alle grandi opere che ci saranno nel PNRR. Va un po' meglio l'aspetto ormai un po' annoso della mancanza di personale, però bisogna che ARPAT sia messo in condizione da chi deve farlo di presentare alla giunta prima, al consiglio poi, un bilancio che possa dare ai consiglieri, ai commissari tutti, la possibilità di incidere sulle scelte. Il consiglio regionale dovrebbe essere messo in condizioni di esprimere parere nel merito per far lavorare ARPAT sulle priorità, e invece viene chiamato alla semplice ratifica. Lo considero un punto di non ritorno. Così Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Su ARPAT si è raggiunto il massimo all'interno di un bilancio di 14 miliardi della regione, per il quale si investe oltre 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Agenzia regionale di protezione ambientale. Il Consiglio è stato chiamato a ratificare il bilancio di previsione 2022. Avete capito bene? Ratificare il bilancio di previsione 2022 vuol dire tutti i giochi sono già fatti e si chiede il parere del Consiglio, o meglio la ratifica, quando gli uffici hanno già speso i soldi, hanno fatto o non fatto gli investimenti. Questo rende del tutto inutile il ruolo del Consiglio e soprattutto di coloro che sono rappresentanti dei cittadini su un tema come quello della difesa ambientale e dei controlli, che invece diventa strategico nella regione del CEU e non solo. Un sostegno a un'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente molto importante. ARPAT sta riscoprendo un ruolo fondamentale per la tutela, diciamo, della qualità non soltanto dell'ambiente, ma soprattutto in un contesto come quello attuale, dove molti lavori stanno partendo e dove serve vigilare anche sulla qualità, ovviamente, della nostra vita nel territorio toscano. Quindi da parte nostra un ruolo strategico fondamentale che viene data a conferma e sostegno per quanto riguarda una votazione di un consiglio regionale che dà manforte a un'agenzia che ha bisogno anche a sua volta di essere supportata e rafforzata. Per Massimiliano Baldini della Lega è necessario sollecitare un cambio di ritmo. Il gruppo della Lega ha votato convintamente contrario a questo bilancio, che in primo luogo arriva e giunge all'attenzione dell'Aula con un ritardo veramente inammissibile. Un ritardo che sostanzialmente mette in difficoltà tutti, come ha correttamente anche riconosciuto la Presidente della Quarta Commissione De Robertis nel rappresentare l'atto alla Commissione. Non solo, noi abbiamo nel corso della Commissione, così come durante la discussione in aula, evidenziato un tema ancora più grande,
che è quello per cui, lo posso testimoniare io che sono solo 6-7 mesi qui in Regione, la maggior parte, la stragrande maggior parte dei bilanci delle società partecipate arrivano con un ritardo inaccettabile. E questo probabilmente è una riflessione da farsi, nessuno me ne voglia, anche in virtù probabilmente della delega che il Presidente della Regione ha e che probabilmente non riesce a dar seguito come dovrebbe dare. Da questo punto di vista abbiamo sollecitato una riflessione seria perché il quadro è un quadro già di per sé inaccettabile. Inoltre abbiamo evidenziato il fatto, come dicono i revisori dei conti e la stessa Giunta, che siamo di fronte a una situazione in cui il personale che si è aggiunto potrebbe però avere, diciamo, delle ripercussioni in termini proprio di bilancio. È una sollecitazione, un'osservazione fatta dai revisori, così come è lo stesso ARPAT che precisa come il ritardo dello stesso bilancio è causa diretta della Giunta e dei ritardi nell'operazione della Giunta. A questo un'ultima nota importante aggiungere è che chiaramente ARPAT è un organismo particolarmente importante, all'attenzione dei media quanto non mai in questo momento, tant'è vero che nel corso della Commissione ci sono stati parecchi interventi da parte di riferimenti di ARPAT anche sul tema del CEU, rispetto al quale mi sono riservato, avendo ricevuto solamente in data di ieri i verbali, ulteriori note una volta approfondito quello che è emerso dalla Commissione, ma è ovvio che questo quadro di ritardi consistenti, a maggior ragione per ARPAT, non può andare e infatti la Lega ha votato contrario. Si può, diciamo, ben comprendere come sia difficile per un consiglio regionale fare la propria attività di indirizzo di fronte a dati che sostanzialmente ci vengono sottoposti a ratifica. L'ennesima, diciamo, dimostrazione che non solo la Giunta è in ritardo, gravissimo su temi cruciali, ma che soprattutto il consiglio regionale non può continuare a fare da mero passacarte. La gestione dell'accoglienza dei migranti e la scelta da parte della Regione Toscana di non aderire al cosiddetto decreto Cutro. Queste le tematiche al centro dell'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi nei confronti dell'assessore con delega all'immigrazione Stefano Cioffo. Il decreto tratta la questione dei migranti come un tema emergenziale, mentre noi siamo convinti che si debba trovare una risposta strutturale, ha affermato Cioffo. Landi commenta così la risposta ricevuta. La Regione Toscana non firma l'intesa con il governo per avere finanziamenti e quindi strutture più adeguate per i centri permanenti per il rimpatrio. Ci sono posizioni variegate anche all'interno della maggioranza. Abbiamo visto che a fine anno scorso ci sono state delle posizioni per cui il sindaco Nardella, l'assessore Funaro di Firenze, ma anche altri sindaci e amministratori toscani del centro-sinistra chiaramente per necessità aprivano a questa ipotesi dopo una riunione tenutasi con il prefetto Valenti, che oggi porta avanti questo protocollo d'intesa che deve essere sottoscritto dalle regioni per avere questi finanziamenti. La Regione Toscana dice no e dice no in maniera estremamente ideologica, dicendo addirittura, e lo continua a fare l'assessore Cioffo, continuando a paragonare i centri di permanenza per il rimpatrio con i lager, dove chiaramente non ci può essere nessun tipo di assonanza, perché nei centri di permanenza per il rimpatrio ci vanno i delinquenti e ci vanno persone che ci devono stare poco tempo per essere rispediti a casa loro, perché in Italia ci devono venire persone che vogliono lavorare e che non chiaramente delinquono. Dobbiamo dire che è una posizione ideologica che è cambiata con con il nuovo PD, che evidentemente imperterrito continua a portare avanti queste posizioni così lontane anche dalle necessità dei territori, delle amministrazioni comunali e anche dalla necessità della nostra regione, con la nuova segreteria Slain e con Fossi in Regione Toscana. Molte posizioni sono cambiate anche qui all'interno della Giunta regionale. Per il Movimento 5 Stelle quello dell'accoglienza diffusa continua a rimanere il modello migliore. Qualunque
tipo di intervento che non preveda un'accoglienza degna di questo nome, quindi con tutela dei diritti e soprattutto con rispetto di quelle che sono le problematiche di queste persone che arrivano qui nel nostro paese chiedendo aiuto, per noi non può essere accettato. Ecco perché per noi l'assistenza, l'accoglienza diffusa continuava a rimanere il modello più umano, davvero più accogliente per queste persone. È tutto, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.